tutte belle in TV, ma puntini puntini. Buongiorno a tutti, eccomi qui oggi per voi e con voi perché debbo manifestarvi un pensiero che riguarda il mondo della televisione. Attenzione, il mio discorso non riguarda solo quelle donne o ragazze che si trovano nella TV italiana, quindi per esempio o in Rai o a Mediaset o in altre piccole emittenti locali, ma il mio ragionamento riguarda l'intero universo televisivo, che può essere anche quello dell'Ecuador, della Francia, della Spagna, dell'India, della Russia, no? Ecco, tutta la TV, indistintamente parlando, dove appaiono ragazzi e donne, bene, appaiono, se ben ci fate caso, tutte stupende, tutte meravigliose, tutte straordinarie, ok? Però, di fatto, voi vi andrete ad accorgere che nel mezzo in questione, la TV, esse appaiono in splendida forma fisica barra estetica, super truccate, super belle, super sexy, super affascinanti. Poi però magari al mattino sono, diciamo così, letteralmente diverse. Diverse ovviamente da quello che è il punto di vista estetico, ok? Questo perché accade? Perché c'è una, io la chiamo uno stratagemma, cioè un qualcosa che aiuta molto queste ragazze e queste donne. Come si chiama? Si chiama trucco. Ecco, il trucco, tutto sta nell'utilizzare il trucco. Il trucco fa miracoli. Quando uno mi dice, no, quando c'è questa frase che a volte ascolto, il trucco fa miracoli, è una frase vera. È una frase che rispecchia il vero, rispecchia la realtà. Ragazzi, il trucco fa veramente miracoli. Cioè, voi osservate una ragazza in TV, no? Ma anche una donna. Poi quella donna, quella ragazza, andate ad osservarla al mattino, appena si sveglia, appena si alza dal letto, vi accorgerete che c'è, ripeto, una vera e propria differenza. C'è un abisso tra come appare al mattino, appena alzata, e come appare in TV, in quella determinata trasmissione televisiva. Ok? Perché? Perché al mattino non hai il trucco addosso, gli occhi non sono con la matita nera sotto, non c'è il rossetto utilizzato, non c'è il fard, non c'è la lunga ciglia, e chi più ne ha più ne metta. In TV, in quella trasmissione televisiva, a lunga ciglia messo, matita nera messa, rossetto inserito, rossetto indossato, va bene? E abiti sexy indossati, ok? Vedo anche in TV, no? No, io non guardo mai la TV, però raramente la guardo la sera e si vede tutte queste donne sgambate, mostrano le gambe, mostrano il décolleté e via di seguito, va bene? Merito del trucco, merito anche degli abiti utilizzati, va bene? Ma l'elemento principale, no, che rende molto bella una donna, nell'ambito del trucco, sapete qual è? Sparate un nominativo. Vi do tre opzioni. Opzione A, il rossetto. Opzione B, la matita nera sugli occhi, ok, intorno agli occhi. Opzione C, opzione numero 3, il fard. Qual è di questi tre quello che di fatto, the fuck top, effettivamente parlando, rende bella
esteticamente gradevole, gradevolissima, una donna o una ragazza? Bene, la risposta è la matita nera intorno agli occhi. Ragazzi, la matita nera, ricordatevi questo, la matita nera impiegata, messa sotto agli occhi, rende magnifica, bella, stupenda, sexy una donna. La rende bellissima. Perché? Perché la matita nera rende lo sguardo intenso, lo accentua, lo evidenzia, rende gli occhi delle donne occhi stupendi, sexy, magnifici, leggendari. Voi togliete a una donna la matita sotto gli occhi, o meglio, la matita intorno agli occhi, secondo me diventa un'altra persona a livello estetico. Perde un sacco, perde tantissimo, ve lo posso andare a garantire. Non ci credete? Fate un esperimento. Vedete la vostra ragazza o donna, fategli mettere la matita intorno agli occhi, nel contorno degli occhi che hanno, e notate, senza la matita nera intorno agli occhi, la differenza che subentra, la differenza che c'è. Con la matita intorno agli occhi sono delle donne o delle ragazze stupende, meravigliose. La ragazza sarà magnifica, straordinaria. Senza, di fatto, diventerà, secondo me, molto molto peggio. Perderà a livello estetico un sacco. Mia opinione, ok? Bene, questo è quello che penso. Ovviamente io espongo il mio punto di vista, barra la mia opinione. Spero che ognuno sia libero di pensare quello che vuole. Io non torno indietro, questo è il mio punto di vista, la mia opinione. Non credo di aver detto qualcosa di inesatto, ma anzi penso di aver detto una cosa vera, reale, autentica, che potete andare a comprovare voi stessi. Guardate, osservate, scrutate la ragazza o la donna con la matita nera intorno agli occhi, messa impiegata, e la donna o la ragazza senza la matita nera sotto gli occhi, ok? Come anche un po' di fard, ma soprattutto la matita nera porta la donna ad essere veramente, veramente bella. Punto e capo. Da Leandro, conoscitore italiano e tutto, sì, il rossetto fa, ma il rossetto effettivamente fa ben poco. Più in maniera proprio preponderante è la matita nera sotto gli occhi, sugli occhi, intorno agli occhi. E aggiungo la lunga ciglia. Stop. Iscrivetevi, commentate, una buona giornata a voi.